Va ora in onda 3 minuti con... Conduce Mirko Zebrone. Il calcio non è soltanto calcio giocato, ma è anche calcio di merchandising. E come non poter avere con noi ospite Igri Vanucchi, il bomber dei bomber. Ciao Igri! Ciao, ciao a tutti! Tu sei, riguardo appunto marketing legato al calcio, sei uno che sforna novità oramai ogni mese, possiamo dire, visto che di maglie e non solo ne troviamo sul tuo sito, ilbomber.it. Sì, 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 cerchiamo in questo 2016 di essere ancora più competitivi, mettendo sempre più t-shirt che riguardano vari settori di bomberismo in ogni genere umano. Il bomber, infatti, come c'è scritto sul tuo sito internet, non è soltanto colui che la mette dentro sul campo da calcio, ma è anche il panettiere di turno, anche il blogger, volendo. Il bomber blogger, eccolo qua, trovato la maglietta. Insomma, appunto, come c'è scritto sul tuo sito internet, il bomber può essere chiunque, quindi chiunque può e deve acquistare le tue maglie e anche cuscini, perché vedo che ci sono cuscini, felpe, insomma, c'è veramente di tutto. Sì, cerchiamo di avere idee un po' diverse dal solito e vogliamo un po' stimolare l'individuo. Siccome qui valorizziamo solo i VIP o le persone tra virgolette importanti, io essendo un po' stufo e sentendomi dalla parte dei bomber più sconosciuti, voglio valorizzarli, quindi cerco di tirar fuori in loro una t-shirt motivandoli a sentirsi bomber. L'ultima maglia che possiamo vedere è che da grande farò il bomber, insomma, ormai è... l'arte del bomberismo prende chiunque, grandi e piccine. Sì, 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 è una t-shirt che nasce, sembra quasi per un ragazzo, ma invece si può essere bomber ad ogni età, perché magari uno ha vissuto un percorso di vita un po' anomalo o anonimo e si ritrova magari a 40-50 anni a sentirsi protagonista della propria vita, quindi è il momento di tirar fuori il bomber in lui e godersi la vita in pieno. Bomber in lui e anche bomber in lei, perché... come in occasione di San Valentino del 14 ci sono state idee regalo pubblicate su tutti i tuoi, condivise diciamo con te, pubblicate appunto sui tuoi profili con cuscini comprati da lui e da lei. Sì, 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 abbiamo pensato alla coppia, agli innamorati, spesso lei pensa alle scarpe, alle borsette, mentre lui pensa ad un semplice pallone e una scarpa sgangherata da calcio. Oppure il bomberone, bomberina, o semplicemente la cosa classica, quella più potente, amore mio. E tutti e due poi andranno a spaccarsi a merda, insomma, che è un'altra delle maglie, con giudizio ovviamente. Con giudizio, l'importante è il giudizio finale, perché sono convintissimo che nella vita possiamo far tutto, però se abbiamo un filo di giudizio, un filo di consapevolezza di quello che facciamo, riusciamo a divertirci ancora di più. Senti, ti chiedo un'ultima cosa, qui non si capisce più nulla, inverno, primavera, sbalzi di temperatura da un giorno all'altro, c'è occasione per avere della buona pesca in questo periodo? La pesca è 360 gradi e 24 mesi, 12 mesi l'anno, quindi possiamo nell'arco di un anno trovare dei pesci rispetto ad altri, delle razze di pesci rispetto ad altre, quindi la possibilità di pescare e stare all'aria aperta è sempre lì a portata di mano. E con Igri Vanucchi chiudiamo questa puntata da veri e propri bomber. Io ti ringrazio Igri per essere stato qui a 3 minuti con... Ti ringrazio Bomber Zebrone. E appuntamento ai nostri ascoltatori con la prossima puntata. Ciao a tutti, vi aspetto sul sito.